Ciao Alan, come stai? Ok, bene, bene. Ecco, è un piacere sempre vederti. Oggi ti troviamo qui in questa grandissima iniziativa di Francesco Paolo Russi, la Befana It's Up. No, mi piaceva questa iniziativa dei sordomuti, senz'altro è una cosa importante riuscire a coinvolgere tutti, soprattutto in questi momenti e oggi soprattutto che inizia un nuovo anno che ci auguriamo senz'altro sia nuovo in tutti i sensi, che porti delle cose nuove e credo che ognuno di noi voglia cambiare qualcosa. Ecco, noi figli delle stelle è passato tanto tempo ma sembra sempre che sia oggi. Perché forse ha questo spirito, incarna questo spirito di voler cambiare, questo spirito di guardare in alto e di volare alto, ed è quello che vorrei che facessimo. Allora Pino mi dicevi, Pino mi ha scioccato un po' questa notizia, anche perché io l'ho visto il 17 dicembre a Napoli e ho cantato e suonato con lui al Pala Partenope. E quindi quasi non mi sembra vero, cioè l'ho lasciato un po' di giorni fa e comunque mi ha lasciato con questo bel ricordo senz'altro. Io penso che l'ha lasciato a tutti quanti dei ricordi indelebili. Lui aveva, mi disse poi appunto a Napoli prima del concerto, che aveva così un desiderio grande, che era quello di poter rimettere insieme tutti i musicisti napoletani e ricreare questa Napoli Power che così, era così forte, no? Ai tempi. Io mi sto sentendo già con un po' di musicisti e artisti e cerchiamo di portare avanti questo suo desiderio di realizzarlo. Ecco, allora ci auguriamo tutti quanti che ci sia questo evento con tutti gli artisti napoletani che hanno un grandissimo cuore, come quasi tutta l'Italia che ha un grandissimo cuore, soprattutto quando ci sono degli accadimenti brutti. Sì, senz'altro l'Italia si sveglia in queste occasioni. Ecco, speriamo si sveglia anche un po' prima, che accadono tante cose e si riescono a fare tante cose prima. Un tuo messaggio per concludere l'intervista? No, dico solamente, ecco, non guardiamo troppo in basso, guardiamo in alto, perché noi possiamo, tiriamo fuori quello, il meglio che abbiamo, perché possiamo illuminare ogni angolo di questo meraviglioso paese che ha bisogno di essere illuminato. Grazie Alan, allora ti saluto, è stato un grandissimo piacere, salutiamo tutti gli amici del web. Ciao web, io sono sempre là. Ecco, in ogni caso. Il salutatore del blog è grandissimo Alan Sorrenti. Ciao. Ciao.